Oggi mi trovo a Bottega e per la precisione sono all'interno del Palafoglia Sesto On The Day perché sta per partire ufficialmente la 44esima edizione della mostra del libro dei ragazzi. Devo dire una mostra che diventa sempre più importante, più storica per il territorio e in generale per la provincia di Pesaro Urbino. Direi che siamo molto soddisfatti. Entrando in palestra il colpo d'occhio è molto bello, insomma ogni anno ci si supera, ci si migliora. Il programma è fatto di vecchie conoscenze, quindi di laboratori pomeridiani, insomma con Isabella Galeazzi, con Giancarlo Guccioni, con Michela Gaudenzi, insomma conoscenze della mostra del libro. Quest'anno c'è anche qualche novità, come la mostra 0-5 anni di Walter Baruzzi, è una mostra itinerante che ha acquistato il Comune di Pesaro alcuni anni fa e ce l'ha insomma donata, è stata per questa iniziativa culturale importante. L'altra novità è anche la chiusura con l'Associazione Culturale Teatro delle Isole, con un progetto di recitazione scenico molto importante che tratta gli argomenti della mostra. La mostra si intitola La fabbrica del libro, dedicata a Renata Agostoli. Abbiamo il piacere e la fortuna di avere la figlia, Lucia. Rendendo omaggio a Renata Agostoli, io tra le mie ricerche negli archivi storici della biblioteca ho trovato dei video che erano stati realizzati durante le mostre del libro dell'ex comune di Colbordolo, che tra l'altro abbiamo realizzato anche un video che andrà proiettato tutti i giorni durante la mostra. E in questo video Renata chiedeva ai bambini: sapete che mestiere faccio io? E tutti dicevano: la scrittrice. E lei disse: io creo libri. E da qui ci è venuta questa idea, la fabbrica del libro, perché effettivamente lei creava libri con le sue mani magiche e con le sue forbici magiche e realizzava delle vere e proprie opere d'arte. Il libro rimane un punto di riferimento importante per le nuove generazioni, per il futuro di questo territorio. Abbiamo collaborato con la Mostra del Libro di Urbino, con le scuole superiori di Pesaro, con tutti i comuni del comprensorio, e partecipare per la prima volta anche alla Mostra Internazionale del Libro di Torino per noi è un punto d'orgoglio.